Preghiamo! Preghiamo, preghiamo! Ave Maria, piena di... Comare Pina! Come sta? Oh, bella! Oh, comare Pina, allo spirito! Oh, sei? Sì, certo, ci sono tanti posti in paradiso, sì. Ma questa signora con i baffi chi è? Ah, lei è mia sorella, maschile, anziana, sorda. Comunque te la presento, concetto. Piacere. Alla più forte che la sento. Piacere. 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 Zitta! Zitta! Non si urla in chiesa. Non si urla in chiesa. Hai capito? Ah, e quante volte te l'ho dovuto? Non si urla in chiesa. E visto che lo sai, allora, signora, scusa, sì, anziana, scusa, meschina. Continuiamo, continuiamo. Ah, udiste? Ci vuoi sostituire l'infarto? Chi sta ci vuoi sostituire? No, ah, ripetita, 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 ripetita. È passato. È passato? Sì, è passato. Ah, a posto, è passato. Preghiamo. Ma, poverina, come fa tutta sola? Come fa lei? Come faccio io? Sono 100 anni che la supporto, non ce la faccio più! Ormai la tengo solo per la pensione di invalidità, questione di cuore. Vabbè, preghiamo, preghiamo, preghiamo. Questione di cuore, sole amore. Preghiamo, preghiamo, preghiamo. Apriamo la libretta a pagina 32. Pagina 32! Pagina 32! Che adesso voglio una ciarola! Perché non te ne ripete una ciarola? Signora, mi scusa, sei anziano, vicino, non senti... Ma che si incazza, signore? Oh! Vabbè, la gente viene per litigare in chiesa, ma non lo so. Preghiamo! Preghiamo, preghiamo. Oi Maria, quanto sei bella! Bella! Tu sei la gioia! Gioia! L'amore, sole, cuore, amore. Ave Maria, piena di grazia a te. Ave Maria, tutti i santi fili e colonne per gli angeli. Spetta, urla, spetta, urla, spetta, urla. Tu, quanti croci ne fai? Una se ne fa croce, una. Una, picchi di calibretta. Prega, prega. Prega. Che c'è? Fossero sante le parole sue. Fossero sante le parole tue. Comunque, comunque. Pure tu, Filomena. Quella ne ha fatte di battaglie. Cosa? Battaglie. Che?
domani, signori, signore, ascoltami, ti prego. Un bel tir domani, lasciata bagnata, a piglia bella cura, zicca e tutta facile, vuol dire domaggia, si sa mai. Fosse osante le parole sue. Fosse osante le parole tue. Comunque, ti devo dire una cosa. Dimmelo. Filomena. C'è l'amante. Filomena. Sì. Chi? L'amante. Che c'è? L'amante. Cosa? L'amante. Non capisco. L'amante. L'amante religiosa. L'amante. Guarda a me sempre e comunque. L'amante. Cupido. L'arco. La freccia. Ti piglio sotto quando non c'è una bella freccia a te. Fossero sante le parole tue. Fossero sante le parole tue. C'era un cane. Ah? Niente, lei le ricorda sempre qui di cani, porci, ah. C'era un cane dietro la chiesa. Ah, sì, sì, sì. Ah, c'era un cane ed io ho pestato la merda. Zitta! Non si dicono queste parole in chiesa, tante volte te lo devo dire. E visto che lo sai, non si dicono queste parole in chiesa. Devi usare un sinonimo, che ne so, lo sterco. Ho pestato uno sterco di merda. No! Faccio tutto, no, no, no! Signora, però, state facendo un burdello qui niente, eh? State facendo un casino, scurri ti vuoi usare! Ma quando chi sta calmo, ci si fa usare un medaglio con la cruscotta, ma dico! No, vada chi sta calmo. No, io non ce la faccio, devo ammazzare questo. Calmati, calmati, ti devi ammazzare! Ha avuto quello che si merita. Mamma! Ma che fai? Vieni in chiesa con una pistola. Certo! Io viaggio sempre con la pistola, non si sa mai in giro. Pure quando vado a prendere la pensione, prima che si avvicina, pum, ci spara. E poi non si sa mai con tutta questa delinquenza minorile che c'è in giro. Delinquenza minorile? Sì, sì, minorile, minorile proprio. Non si sa mai, il primo ti capita da una vanella fuori mano, ti picchia e ti violenta. Fosse osante le parole tue! Chi sta dentro?